Benvenuta Lucia, grazie per essere qui e per portare la tua testimonianza. Grazie, grazie Mara. Allora, innanzitutto chi sei, di che cosa ti occupi, che cosa ti ha spinto a fare il master in coaching oncologico? Sono un'insegnante di yoga, lavoro sia con i gruppi che in lezioni individuali. E mi sono avvicinata a questo master perché, soprattutto nell'attività diretta con le persone, sentivo che mi mancava qualcosa che, nonostante le formazioni precedenti in counseling, life coaching, e adesso l'attuale formazione in naturopatia, però sentivo come se avessi tante chiavi ma non riuscissi a trovare la chiave giusta per aprire la porta. Quale porta? La porta legata al vero sostegno al benessere di una persona. E quando ho visto la tua presenza su Facebook, così ti ho conosciuta, mi è arrivato diretto un segnale molto forte, molto fisico, per cui ho approfondito, ho cercato di capire meglio in che cosa consistesse il tuo lavoro e poi ci siamo conosciute, così è partito questo progetto che devo dire, sento proprio che mi ha aiutato a trovare quell'integrazione tra le diverse discipline, ma soprattutto un'attitudine diversa nell'approccio non nell'approccio, proprio sul tema del sostegno al benessere. Perché non puoi pensare di sostenere, cioè di essere efficace se non passi attraverso il tema della malattia. E se non lo fai direttamente. E questo è stato il grande valore aggiunto di questo master, l'aver attraversato il tema della malattia grazie alla tua testimonianza, alla tua esperienza e all'esperienza delle compagne di corso. Chi direttamente, chi come caregiver, è stato un rompere come dire, attraversare questa paura che fondamentalmente era quella che mi, insomma, era il passaggio che sentivo di dover fare, affrontare la paura rispetto al tema della malattia, soprattutto della malattia importante, e l'impatto emotivo che si genera quando incontri persone che hanno problematiche di salute importanti. E che io sentivo mi mettevano un po' con le spalle al muro, quindi non riuscivo ad andare oltre. Certo, certo. Ma infatti, allora, hai toccato un tema molto importante, no? Allora, l'essere umano in realtà un po' tutti, no? Abbiamo ovviamente paura, ok? Quindi la paura ovviamente è un'emozione primaria e l'abbiamo vista. E di ciò di cui abbiamo paura, cosa facciamo? Ovviamente evitiamo, no? Cioè, quindi Esatto. andiamo in qualche modo a mettere sotto al tappeto, no? Ciò che effettivamente mi spaventa e non voglio vedere. E quindi la maggior parte delle persone cosa fanno? Ovviamente mettono sotto al tappeto la paura della malattia, ok? Quindi la paura di approcciarsi a qualcuno magari anche che è malato, ma proprio ad approcciarsi alla malattia in sé, no? E quindi, come abbiamo visto effettivamente durante il master, quando tu eviti questo dolore, cosa fai? In realtà lo rendi solo più profondo, lo rendi solo più potente. Che quando poi arriva, in realtà, perché la malattia è comunque un'esperienza di vita, cioè per quanto noi la possiamo evitare, per quanto noi la vogliamo evitare, comunque c'è. Cioè non c'è, credo, essere umano che veramente nel corso di una vita non tocchi il tema della malattia. Poi ovviamente lo toccherà, no? Ognuno a proprio modo, ognuno nel proprio livello, quindi magari chi per fortuna, voglio dire, ha patologie lievi piuttosto che magari croniche, ma comunque gestibili. Chi magari ha malattie più impattanti, no? Cioè, quindi, voglio dire, ovviamente ognuno è del tutto personale in questo sviluppo, diciamo, di malattia, ma è impossibile che la macchina perfetta del nostro corpo, no, per tutta la vita non sviluppi comunque qualche disagio, ok? Quindi qualche disequilibrio.
ma ripeto, ne abbiamo talmente paura che quando comunque tu no, cioè vuoi parlarne, poi in realtà no, tutti si fanno indietro. Quindi io ti faccio anche i complimenti perché sono poche, come sai, le persone che poi davvero hanno il coraggio di approcciarsi, no? E insomma, sfondare, diciamo, quella porta, no? E quindi andare oltre a quel limite che ovviamente sento, che ripeto, non è il tuo, ma fa parte praticamente del 98% delle persone, ma che poi veramente trasforma comunque la vita, no? Cioè della persona, del professionista, quindi tanto di più noi che siamo in questa relazione di aiuto, di sostegno agli altri, cioè se non sfondiamo questa porta, come possiamo essere efficaci? Come possiamo davvero sostenere gli altri, no? Quindi grazie perché effettivamente hai dato, voglio dire, no? Cioè hai svelato veramente quello che è il segreto in realtà, cioè tutti si frenano prima perché hanno paura. Ma se tu non vai oltre a quella paura, in realtà non potrai mai risolvere niente e non potrai mai cambiare prospettiva nei confronti della malattia. E quindi qua mi allaccio proprio a questo, no? Com'è cambiata la tua prospettiva nei confronti della malattia? Come ti senti oggi? Cosa senti di aver fatto grazie al master, no? Proprio a livello di trasformazione tue personali, che poi ovviamente, no? Ribalterai e già stai ribaltando comunque nelle persone che ovviamente incontri. Che allora parto da me, perché questa è stata la vera trasformazione, il mio passaggio di guarigione. È il posizionarsi al centro della propria vita, è l'essere io prima, perché non posso essere di supporto a nessuno se non mi prendo cura di me. E quindi devo stare attenta a ingannarmi, all'autoinganno del sentirmi bene, pensando di aiutare gli altri, bypassando me stessa. E questo per me è stato come dire, mettere i piedi per terra, e prendere contatto con la realtà. E questo mi fa sentire, anche soprattutto, insomma, grazie a questa esperienza, che è stata un'esperienza, al di là come dire, dei contenuti, delle conoscenze e del meraviglioso protocollo che ci portiamo a casa, è stata un'esperienza che tu ci hai fatto fare in prima persona. E quindi questa trasformazione io l'ho proprio vissuta. E questo mi dà, come dire, anche la serenità nel pormi ora di fronte a persone che potrebbero chiedermi un supporto in un momento delicato della vita. Certo, Dedicato certo. perché come dici tu giustamente, non possiamo pensare di non incontrare la malattia per tutta la vita, ma soprattutto non possiamo pensare di incontrare la malattia come qualcosa di devastante e di come dire, come se tutto fosse, i giochi sono chiusi. No, non è vero. Ci può essere la malattia sicura, ma quello che è il presupposto della cura è proprio il porsi come dire, nei confronti della vita rispetto a questa esperienza, sapendo che è paradossalmente come dire, perdonami, non mi viene, vorrei trovare un termine, il giusto termine. È proprio l'opportunità di trasformare se stessi, di guarire se stessi. Quindi la cura e la guarigione viaggiano in parallelo. La cura del corpo, la cura dell'organo è fondamentale, ma è fondamentale la guarigione nei confronti del rapporto con se stessi e il rapporto con la vita. E questo e quando la malattia si presenta è sempre perché, questo ce l'hai insegnato tu, ci siamo allontanati, c'è un divario tra chi sono io e cosa sto facendo e chi penso di dover essere e quali aspettative sto cercando di soddisfare. Allora, quando c'è questo spostamento, lì è il punto, come dire, si crea Certo, la fragilità. certo. E allora, questo poter tenere insieme meravigliosamente, cioè io veramente stimo tantissimo il tuo lavoro e questa tua idea
di poter insieme, tenere insieme professionalità diverse, competenze diverse, approcci diversi, perché non siamo tutti uguali, non tutto è efficace per, cioè, no, la stessa cosa non è efficace per tutti, e quindi più come dire, il supporto arriva a 360 gradi da competenze, figure diverse, tanto più si può veramente abbracciare il maggior numero di persone che si trovano in una situazione dove non sono in grado di prendersi cura di sé. Assolutamente, assolutamente, per me è fondamentale. Cioè io, no, anche qua hai detto veramente una grande verità, cioè io avendolo vissuto da paziente, quindi insomma essendo stata diciamo nell'esperienza, mi sono resa conto di quanti allora anni, fatiche, investimenti, cioè quanto tempo, ripeto anche qua, perso nel cercare professionisti a destra manca, capire comunque che cosa poteva andarmi bene. Quando in realtà, ad esempio, il tempo innanzitutto gioca un fattore determinante, no? Soprattutto in una patologia appunto importante come quella tumorale. In più, allora, è veramente fondamentale, cioè, sapere che ci sono più strade, no? E sapere comunque di essere sostenuto e quindi di poter essere sostenuto da diversi professionisti. E quindi perché io devo chiudere una strada piuttosto che l'altra, piuttosto che dire questo non ti serve, piuttosto che questo sì? In realtà possiamo essere davvero utili tutti, ognuno ha ovviamente la propria chiave di accesso e quindi magari per qualcuno sarà praticare yoga, no? Cioè io ho visto tantissime donne trasformate dalla pratica yogica, no? Che comunque è una pratica, voglio dire, comunque di consapevolezza, di presenza, di radicamento a terra, ok? E quindi è fondamentale perché comunque cioè, tu devi ritornare anche al contatto con il corpo, ok? Quindi Assolutamente. magari per qualcuno sarà quella la chiave, per un altro magari sarà un percorso di counselor piuttosto che di life coaching, di cancer coaching con lo psicologo, cioè, quindi ovviamente no? Così, e quindi ognuno potrà portare il proprio. Quindi è quella secondo me, no? Effettivamente la potenza, come dicevi tu, perché poi alla fine è il bene del paziente che deve essere, voglio dire, no, l'obiettivo primario. Certo, Quello, cioè. sì. Bello, Lucia. Guarda, noi siamo in chiusura di intervista e allora l'ultima cosa che mi sento di chiederti è questa. Allora, che valore ha avuto per te ovviamente fare questo percorso e che cosa ti permette, diciamo, di fare, no? Cosa ti permetterà adesso, da adesso in avanti, anche di fare nell'aver messo, come hai detto tu, come posso dire, di aver unito tanti puntini, no? Magari tu, come tanti altri professionisti, avevate già tante competenze, no? Quindi competenze, diciamo, tecniche, corsi comunque di specializzazione, ma comunque specializzazione tecnica. Che cosa ti permette oggi, no, di fare il master? Mi permette di essere ancora più efficace utilizzando la pratica yoga come yogica, come dici tu. Mi permette di avere un protocollo, quindi una struttura di lavoro che si fonda sul cancer coaching, a cui ho aggiunto, grazie al lavoro che ci hai fatto fare, ho integrato quello che è l'esperienza e gli strumenti della pratica yogica, e quindi di essere ancora più efficace nel sostenere le persone in ogni momento. Ecco, non mi sento più nel timore di sostenere persone che stanno attraversando dei momenti di difficoltà importanti. Non mi sento più. Non, questo non voglio, voglio, come dire, non è un delirio di onnipotenza, No, no, ci mancherebbe, e non certo. è l'idea di sostituire, ma, ripeto, di integrare. Quindi non mi sento. È un po' come se tu avessi aperto la porta ad una professionalità che poteva rimanere fuori dalla porta. E quindi mi sento in qualche modo più legittimata ad entrare e far parte di questa rete che ha a cuore il benessere delle persone, lo stare bene al di là dello stato di salute. Grazie, grazie Lucia, Grazie a te, grazie. grazie.
Il tuo contributo sarà veramente fondamentale. Grazie mille. Grazie a te, grazie a te.